Buonasera, ben ritrovati al Caminetto di Milano Marittima per questo secondo appuntamento, altro appuntamento assolutamente interessante, quello di questa sera con gli ospiti che adesso vado subito a presentare. Di fianco a me l'attrice comica, ma non solo, Maria Pia Timo, che l'abbiamo intercettata. Sei in tour anche adesso, no? No, direi che adesso sono abbastanza ferma, sì. Ho visto uno spettacolo recente. Ho finito di poco, sì, ho le ultime cose, direi che ho fatto, abbiamo registrato per Sky, Comedy Central. Central Tour a Marina di Ravenna sabato, e con quello lì, bene o male, entro quasi in ferie. Qualche giorno. Di fianco a lei il dottor Giuseppe Costa, di Costa Edutainment, si dice così, dottore? È presidente genere, amministratore, sì, delegato, poi ci spiega cosa vuol dire, perché sono tante cose, ci vuole una mezz'oretta per spiegare tutti i parchi che gestisce. No, se può essere molto più sintetici, risparmiare da buon genovese. E poi c'è la presidente della PT Servizi, ormai ogni anno viene a trovarci qui al Caminetto, Oliviana Zanetti, anche quest'anno. È un piacere. Con un sorriso più grande, perché erano bei dati sul turismo l'anno scorso, adesso siamo ancora all'inizio dell'estate, no? A metà. Però possiamo sorridere. Che credo che il lavoro fatto e le variabili che ruotano sempre, che condizionano il turismo, ci abbiano particolarmente favorito, e aggiunto il tutto alla professionalità dei nostri operatori, che quella non manca mai. I numeri del primo semestre che sono stati dati dal presidente Bonaccini e dall'assessore Corsini sono importanti, di un più quasi a due cifre, quindi nel primo semestre abbiamo registrato veramente un importante arrivo e numero di presenze, soprattutto del mercato italiano, ma quello che ci dà soddisfazione e sul quale abbiamo lavorato tantissimo, il mercato tedesco. E qui la Romagna la fa un po' da padrona, anche grazie, ci colleghiamo ai parchi, no? La Riviera dei Parchi. Beh, la Riviera dei Parchi credo che sia stata una grande intuizione di alcuni anni fa, nata dal dialogo continuo che c'è in questa terra, e poiché APT Servizi e la politica parla continuamente coi privati, perché non fare la Riviera dei Parchi, visto che abbiamo una così importante diversità e ricchezza? E da lì è nata l'idea della Riviera dei Parchi, che è unica in Europa e che determina credo un valore aggiunto per l'offerta turistica della nostra regione, ma anche la capacità di comunicare questa ricchezza che abbiamo di operatori privati, che qui abbiamo un esempio eccezionale che già ha fatto tanto, ma mi aspetto che faccia ancora di più, perché abbiamo una sfida importantissima, che è la destinazione Romagna, da costruire. Però Costa mi dirà, ma io sono genovese, come faccio a costruire la destinazione Romagna? No. Io sono genovese, ma ormai sono da 20 anni che ho la piacere, la gioia, e ho adottato e mi sono fatto adottare da quest'area splendida, e quindi mi appassiona anche il parlare di turismo, non solo di parchi, ma di tutto quello che funziona intorno, perché io concepisco che bisogna portare la gente qua, poi dopo spero che vengano nei nostri parchi, però non importa, l'importante è che vengano qua, si sappia cos'è la destinazione Romagna, che è importante, è conosciuta, è stata bravissima a vendere quello che non era vendibile, no? Negli anni, delle spiagge, diciamo, che in altre zone magari più belle ma meno vendute, quindi un'abilità e una capacità imprenditoriale sul territorio. Noi ci mettiamo un po' di strutture, però da soli ovviamente non siamo una destinazione, e quindi forse Aquafan, diciamo, è più destinazione delle altre, però sono assolutamente non solo disponibile, ma ultra che disposto a aiutare, cercare di essere partecipe di Destinazione Romagna. Poi anche come Confindustria Romagna, delle quali mi seguo la sezione turismo, ho ancora maggior ragione con i miei colleghi imprenditori. Tanto per chiarire i tanti parchi, che faremo fatica a elencarli tutti, il suo cognome viene da una tradizione crocieristica, no? Esiste ancora quel Costa Crociere, però lei si è dedicato come presidente amministratore delegato, partendo da quello straordinario parco, perché è più di un acquario, quello di Cattolica, no? Genova, prima di Cattolica. Genova è stato, quando abbiamo venduto la Costa Crociere, io, diciamo, e alcuni cugini, ma sostanzialmente con mio padre, abbiamo
recuperato l'acquario di Genova e ci abbiamo lavorato per fare una destinazione. Quella sì è una destinazione dove il territorio non era così propenso al turismo. Oggi finalmente invece a Genova si sente il turismo come una delle parti dell'economia locale importante e quindi da lì abbiamo costruito una struttura che ha fatto alcuni anni anche 1.400.000 visitatori. Che a Genova, portare la gente a Genova non è facilissimo, le infrastrutture tuttora non sono per niente facili e quindi parliamo di autostrade da Formula 1. Io no? Ci sei stata, quindi, sì, Genova per me è una città meravigliosa, bellissima, però ha tanto in comune con città come Napoli, con città come Palermo. Cioè Genova fa paura, è incasinatissima, è complicato arrivarci, è complicato muoversi, ma fa parte del suo fascino, perché ha la bellezza di Napoli, la bellezza di Palermo, che mangiano anche da questo effervescenza, da questo disordine, da questo fatto caos. Che non sei mai capace di uscire, un casino, un casino, però è bellissima. L'acquario è meraviglioso, io lo adoro. Io ho visto quasi tutto, cioè dove tutto quello che gestisce lui, l'ho girato tutto, sia da sola che col mio pargolo, il mio bambino. E devo dire, sì, effettivamente sono cose. Genova si sa che è bellissimo. Però lo dico per chi non può andare a Genova e chi viene in Romagna qui, anche a Cattolica e a Riccione sono due realtà veramente bellissime. Il dramma è che una mamma cosa fa? Finché c'è il sole sta in spiaggia, quando è brutto va ai parchi. Quindi questo è un discorso che chiaramente fanno tutte le mamme. Di conseguenza, quando piove, andare ai parchi è un casino pazzesco, è pieno così di gente, come è successo, è verissimo, cioè proprio arrivi, ti sembri aver avuto l'idea geniale, piove, vado al parco, ma l'hanno avuto tutti. Intanto ci ha raggiunto la splendida Penelope. Buonasera, Landini, arrivata, Pia. Che arriva anche lei da un tour. Sì, un tour, pigro, è vero, però, un tour tutto pigro, è vero, no? sì. Perché cosa fa un'attrice con un comico? Allora, in questa occasione... Spieghiamo anche chi era il comico. Spieghi. Certo, allora, il comico è Giovanni D'Angella, pigro di Colorado della passata edizione, e si può dire anche la novità, cioè che è stato riconfermato per la prossima, quindi dove farà un altro personaggio. E, cosa fa un'attrice con un comico? Nulla, semplicemente ho collaborato nella realizzazione di questo tour qui in Romagna, insomma ho fatto un po' da manager, gli ho fatto, perché insomma ricopro tanti ruoli, tra cui anche quello nel... Modella, attrice, manager, un po' di tutto. Sì, diciamo che ci si, come dire, ci si, si fa un po' tutto, nel senso che io mi sono evoluta e mi piace anche molto stare nel back, non solo star davanti. Fra l'altro stavamo parlando adesso, appena entravi in studio, in presa diretta, dell'acquario di Genova. Sì? Credo che tu abbia fatto qualcosa per la struttura, sì? Del presidente. Sì. una casualità, io non lo sapevo quando... ma in realtà è stata una cosa casuale anche per me, nel senso che mi ha contattato Antonio Ornano, carissimo Antonio Ornano, che ho conosciuto per un caso fortuito, e mi ha proposto di fare un personaggio in questa web serie ambientata nell'acquario. Perfetto. Io sono negli ultimi quattro episodi della web serie e ho fatto una cosa molto simpatica insieme a Ornano e Tomasinelli, sono divertita da morire, immaginatevi, ed è stata una bella partecipazione per me in realtà. Cosa vedremo e dove vedremo questa cosa? Ovviamente sul web, nel senso che essendo una web serie verrà messa comunque sul web, e io interpreto il ruolo di una biologa. Quindi un ruolo abbastanza particolare. E sono gli ultimi quattro episodi, quindi sono abbastanza presente con appunto Antonio Ornano e con Tomasinelli. Torniamo a Pia Timo, stavi parlando dell'acquario di Genova, ma anche quello di Cattolica, che è straordinario. Poi hai visto tutti i parchi. Tutti. Ma sei in grado di ricordarne quanti ne gestisce il presidente? Quattro in Romagna, poi alcuni fuori, mi sembra. Alcuni. Gli importanti sono quelli in Romagna, ovviamente. Sono importanti, certo. Sì. Anche Penelope ha un bimbo, quindi anche lei condivide la città. Sì, assolutamente. Anzi, in realtà quel giorno doveva venire anche mio figlio all'acquario, solo che non sono riuscito a portarlo. Ci sono ancora i colibrì all'acquario di Genova? No, ci sono più, purtroppo. È la cosa più bella. È difficilissimo. Ma perché da sono mantenere. Morti o perché... Un po' di tutto, diciamo, di ragione. Poi a questo punto erano pochi e abbiamo trasportati da un'altra era parte. Era meraviglioso, c'era questa stanza magica dove tu entravi, c'erano queste piante, cioè, umidità al 100%, un caldo pazzesco, tu camminavi, dicevi cosa devo vedere qui, cosa devo vedere? E a un certo punto camminavi in mezzo a questi colibrì che ti giravano attorno, un'esperza meravigliosa. No, proprio all'interno dell'acquario, non era una biosfera, era una sala dove adesso sono farfalle, cioè abbiamo farfalle. E beh, i colibrì sono gli unici che ho visto. Perché sono difficilissimi da mantenere.
venivano da un'altra struttura, da Trieste, d'alta struttura, quindi al chiuso, e l'abbiamo gestiti per diversi anni, poi era un peccato stupendo. Però Presidente, voi avete scelto proprio non di dire parchi di divertimento, ma edutainment. Beh, questa sì, è la nostra, questa parola impronunciabile, è scrivibile. Sì, per me è anche impronunciabile. E intrattenimento è molto di moda alla fine degli anni 90 in America, però significa molto quello che noi vogliamo fare, mettere insieme una cosa e l'altra. Per esempio anche lo stesso Aquafan, che è una struttura tipicamente ludica, stiamo cercando di lanciare il messaggio, utilizzare come messaggio che si può anche divertirsi in maniera sana, no? E quindi non c'è bisogno dello sballo utilizzando altre cose, ma si può fare anche sballare andando in un tunnel, o piuttosto oggi c'era nell'onda, c'era questo spettacolo legato al mondo del black hole, quindi si può divertirti non obbligatoriamente sballandoti con sostanze. L'adrenalina è la chimica più importante nel nostro corpo. E quello lo stiamo facendo. Qual è il parco che le dà più soddisfazione, a parte l'introito economico? Non posso dirlo perché sennò i miei collaboratori, ognuno poi direbbe, ma devo dire che mi accusano di avere Cattolica come mio, tra virgolette, figlio prediletto. L'acquario di Cattolica. L'acquario, perché è stato un inizio molto difficile, per dire una parola gentile, con l'allora presidente della regione, mi ricordo l'inaugurazione che era stata abbastanza negativa, e con degli anni difficili, poi siamo riusciti a migliorarla, a girarla in una struttura positiva, che ha grande successo col pubblico, anche nel campo biologico, marino, delle specie rare, è difficile da mantenere, quindi si è evoluta molto, e quindi come tutti i figli che nascono con grandi difficoltà sono quelli magari più amati. Poi una struttura particolare, cioè questi padiglioni, bellissima, così molto retro vintage, si innamora anche poco, arrivando. Poco conosciuta, poco apprezzata, no, bella. Ma su questo ci abbiamo, anche questi anni, ultimi due anni, abbiamo dedicato un po' a ripigliare la parte esterna, perché internamente ci abbiamo sempre lavorato, esternamente poco, e ce l'abbiamo ripigliato. Anche lì, no, io adesso proprio mi faccio i fatti miei come se chiacchierassimo. Certo, hanno dismesso il padiglione dei veleni, mi hanno detto che una volta c'era una zona in cui c'erano gli animali velenosi. No, ma ci sono ancora i rettili, sì. Abbiamo tolto un po' di veleni. È stato bellissimo, perché quando io sono nata lì perché volevo vedere i velenosi, cioè mio figlio era partito che voleva vedere il mamba nero, queste cose, sai, i bambini come sono. E allora parlando con uno dei ragazzi, dei signori, dei biologi, ha detto no, non ce la facevamo, perché faceva tipo quando fa le uova là, adesso dico non mi ricordo cosa ho detto, la vedova nera, sono 2000 uova di ragni velenosi da gestire, ma non ce la fa. Effettivamente l'immagine è terrificante, pensando che a Cattolica sono andata a spostare queste cose. Se abbiamo ridotto lui, c'è qualcosa di velenoso, c'è sempre gestibile, c'è qualche serpente che è più gestibile, i ragni sono assolutamente torniamo al discorso dei equilibri di prima, comunque sono cose complicate da... Assolutamente. E poi ci sono i delfini a oltremare. I delfini di oltremare, che di quali negli ultimi quattro anni abbiamo cambiato la modalità di visita, di esposizione, nel senso è una presentazione che cerca di raccontare molto di più il rapporto uomo-animale e anche come vive l'animale, quindi gli addestratori si vedono molto meno e si vedono molto più gli animali, che sono la parte e poi importante. Ci sono anche i rapaci e i pappagalli, dopo mi dà qualche cosa per questo spot che sta facendo. No, ma io sono stata non dentro. Non sapevi neanche quando ti ho invitato chi si era ospite, sì, sei ma perché non sapevo che cioè mio figlio proprio è impazzito veramente, devo tornarci anche quest'anno, chiaramente stavolta ci tornerò in un giorno in cui non piove, così saremo solo noi lì dentro. Presidente, allora le faccio un'altra domanda difficile, questi bellissimi parchi in Romagna, Italia in miniatura, Oltremare, Aquafan, l'acquario di Cattolica, se fossero in un'altra regione avrebbero lo stesso successo, visto che c'è Liviana Zanetti lì già pronta a rispondere? Non ci provo nemmeno, perché su questo... Se fossero nella sua Liguria. Ma no, ma questo è, c'avete un territorio delle professionalità che in Liguria sono diverse, non ci sono. Cioè, io mi ricordo una delle cose che racconto come aneddoto, stavamo costruendo quello che Parco Navi, che poi è diventato Acquario Cattolica, febbraio, marzo, nuvoloso, mezza pioggia, durante la settimana, 10 di sera andiamo a Porto Verde, stavamo cercando un posto dove mangiare, a 10 di sera, tutto buio, bussiamo, una lucina, vi stavamo aspettando.
questo in Liguria non succede, diciamo, eravamo da soli nel e questo è un ambiente di divertimento, ma apprezzando anche le cose estremamente serie e istruttive, però no, lasciamoli qua che stanno benissimo. È un problema per i romagnoli, mi fai venire in mente, ti do il tu perché potresti essere mio moroso. Io mi è capitato quando siamo andati da Romagnola, quando siamo andati in ferie in Friuli, dall'albergo noi alle 9 di sera abbiamo telefonato un albergo per dire stiamo per venire, c'è un tavolo, e loro dico chiude la cucina. In Friuli, con tutto l'affetto, una regione meravigliosa, bellissima, però un romagnolo dice, cioè, è assurdo, invece da noi... Io abito a Faenza è possibile mangiare tranquillamente fino alle 2:30, 3 di notte, ma tranquillamente. Anche a Cattolica. Diciamo, Cattolica, un romagnolo dopo si trova in difficoltà. Ma certamente. A Forlì un po' meno, Liviana. No, scherzo. No, naturalmente ci sono delle aree in questa regione che devono capire quali potenzialità hanno a disposizione, strutturarle e metterle sul mercato, né più né meno quello che ha fatto la Riviera, poiché queste località, noi abbiamo una riviera di 110 km, che sono tanti, che ha zone l'una diversa dall'altra, con un denominatore comune che avete già ricordato, che è la capacità dell'accoglienza, perché in riviera nessuno, se arriva una telefonata di una prenotazione di un tavolo, gli verrebbe in mente di dire sto per chiudere, non è possibile, non esiste. E quindi questa capacità che è innata nel popolo emiliano romagnolo, che non insegni, si è fatti così, si è fatti in questo modo. Quindi capacità di accoglienza, ma sicuramente anche grandi imprenditori, perché creare una riviera di 110 km con l'appetibilità che si arricchisce continuamente di anno in anno. Noi adesso siamo noti anche in Europa e nel mercato extraeuropeo come la riviera dei parchi. I parchi c'erano anche prima, ma non ci conoscevano come la riviera dei parchi, perché è venuto in mente col dialogo continuo, magari anche la discussione, perché non è che sia il dialogo idilliaco sempre e comunque, ci sono anche delle discussioni, ci sono anche allo stesso tavolo persone che magari la pensano in maniera diversa, ma sempre hanno quell'obiettivo di fare un passo in avanti per innalzare la qualità dell'offerta turistica. Questo porta a vedere situazioni che già sono esistenti, non ad inventarsele situazioni strane o finte, ma a guardare e a vedere situazioni che possono essere strutturate e vendute sul mercato, perché magari esistono già, basta metterle un attimino a sistema. Questo è il segreto di questa terra. Sostanzialmente io credo, insisto nel dire, sono monotona, lo so, ma questo dialogo continuo tra il pubblico e il privato, di qualsiasi componente politica sia, perché questo deve essere anche sottolineato, determina la capacità di fare dei passi in avanti e di migliorare l'offerta che puntiamo sempre a essere di qualità. E poi si mangia bene, perché mangia qui la Pia questo, lo sa perché ha fatto trasmissioni, questo, libri. Mangia bene, ma più che il cibo, secondo me è importante il mare della Romagna. Il mare della Romagna è un mare, io dico sempre nei miei spettacoli, te puoi girare tutta la Sardegna, non ce l'hanno un mare come noi. Che in Sardegna hanno quest'acqua trasparente, limpida, te vedi tutto, vedi il granchio, vedi lo scoglio, vedi il vedi un'ansia, un'agitazione. Da noi non vedi niente, te sei tranquilla, ci può essere anche lo squalo bianco, non te ne, una donna arriva in spiaggia tante volte, lo sappiamo noi, te che sei attenta alla bellezza, una donna arriva col pelo della gamba a gambaletto, ma chi se ne accorge? Vai in acqua si vede e questa niente. Cosa in Sardegna non te le garantiscono, capito? Invece questa cosa qui in Romagna c'è, questo è un valore aggiunto. Ecco, assolutamente. Penelope, Maria Pia. Fantastica, concordi, Maria Pia, sei meravigliosa. Volevo sapere però sì, anche quello straordinario video che sta spopolando, anche perché la canzone è la canzone Estate, no? Sei divertita a girare il video con Francesco Gabbani? Molto, molto, è stata un'esperienza molto bella, improvvisa in realtà. Tutti stanno andando su YouTube a controllare, cercare se veramente sei, ci sono. Che costume avevi? No, è stata una bella cosa. Poi in realtà nel mio mestiere non è tanto una sorpresa, nel senso che facendo questo lavoro ci stanno situazioni così. Ovvio che essere nel video di Francesco Gabbani, nonché vincitore di Sanremo, è per me un salto di qualità. È stato bello, divertente, siamo proprio divertiti tanto sul set. Francesco Gabbani purtroppo non c'era perché partì proprio quella mattina lì per Kiev, che
c'era stato l'Eurosong Contest, ma nonostante tutto anche il regista, che lo citerei a citarlo, Gabriele Lucchetti, con tutto il team della produzione, è stato bravissimo e è stata veramente una bella cosa, siamo molto divertiti e quello che si vede nel video è quello che abbiamo fatto noi, siamo divertiti. Quando si è lanciate le granite, poi ancora un po'. Insomma, sei nel po' di tormentone più. Dell'estate, perché è il tormentone dell'estate. Ma è già disco d'oro. È disco d'oro. È disco d'oro. Quelli sono fatti di chi se lo prende. Chi che se lo piglia. Un tormentone, se tu vivi a casa mia, è vero. Con mio figlio che canta quello tutto il giorno, capisci? Guarda. È tutto un altro tipo di divertimento. Te sai che anch'io ho un bimbo e siamo messi uguali. Tra quello, tra Gianni Morandi, Rovazzi, è vero. È tanto quelli sono le. Insomma. E poi anche Capani è stata cattolica, no? Ieri o l'altro, cioè uno di questi giorni era cattolica. Ma è sempre in giro. Ma adesso verrà Riccione presto. E, fra l'altro, ad Acqua Fan nei suoi parchi i tormentoni vanno di moda. Assolutamente, costantemente. Sì, tutti i giorni c'è qualche tormentone. Rovazzi, va Rovazzi da voi. Può essere. Cosa c'è invece in programma per tenere prima della pubblicità? Perché per noi c'è la pubblicità, non mi fanno segno, ma giusto, direi giusto, che... no, siamo veloci. In programma torno al mio primo amore, torno al teatro, torno. Mi manca tanto e quindi torno lì, vediamo in che modo. In un modo un po' diverso da quello che mi sono sempre presentata al pubblico. Ma non lo puoi dire, ci crei la suspense, non si sa. Voglio fare il tuo lavoro. Col cavolo cabaret. No, mi sto preparando con un monologo mio comico. Sì. Ma questa è una grande novità. Bella, sì. Sì. In esclusiva ci hai dato questa notizia. Sì, infatti collaborando appunto anche con Giovanni D'Angella per il tour che ha fatto, stiamo preparando una cosa particolare insieme. C'è una svalutazione dei comici in Italia, però sono purtroppo tanti. Sì. Purtroppo sì, ma non perché sì. Lo vuole no, fare. No, ma sì. È sempre più complicato. Infatti, ad esempio, io sono tornata a fare molto più teatro rispetto a quello che facevo. Vabbè, fatto capita 3 mesi a Roma quest'anno. 4 mesi 4. A Roma con uno spettacolo che verrà ripreso anche l'anno prossimo. Che non era d'amore. Comico. No, cavoli, comico da scompisciarsi da ridere. Hai visto? No, faceva molto ridere. Molto ridere. E quest'anno c'è la ripresa di quello e poi con Vito torniamo a lavorare assieme. Facciamo uno spettacolo che sarà al Teatro delle Celebrazioni di Bologna tutto il periodo di Natale fino alla Befana. Io e Vito tratto scritto da mio marito, da Roberto Pozzi, ed è uno spettacolo sull'Artusi. Si chiama Artusi Bollito d'amore e saremo tutto il periodo della celebrazione di Natale con le ricette di Artusi. È uno spettacolo in cui Vito fa Artusi e gli altri personaggi maschili, io faccio la Marietta e gli altri personaggi femminili. È una commedia anche quella molto divertente e la cosa che emoziona di più è alla regia è con Alessandro Benvenuti, che è un attore che io stimo alla follia, e l'idea di lavorare con lui qui sta venendo il tornado di Romagna e mi piace molto questa cosa, sì. È stimola, è molto bello. Sì. Però chiedo, la battuta era Colorado, Zelig, Made in Sud. È cambiato Sud. Tanto la televisione, io lo dico da giovane insomma spettatrice, in realtà non più, perché veramente sempre più persone sento che non guardano più la televisione e sono secondo me molto anche passata l'epoca dei veri comici che nascevano dalla TV, il primo Zelig che comunque ha fatto nascere i più grandi che ci ricordiamo oggi, ma in realtà è stato uno strumento. Le cose sono molto cambiate e c'è anche un altro tipo di comicità che comunque è, secondo me, arrivata. Io sono invece per la comicità quella educativa, sono per una comicità strutturata e per una comicità che abbia dei contenuti. Il resto, anche se sono giovane, non mi piace, quindi sto cercando di fare questo. Secondo me, quindi la pubblicità edutainment. Esattamente, sì. Secondo me Costa adesso valuta una serie di serate dentro i parchi, fra l'altro anche il doppio Brodo Show, se ricordo bene, io l'ho visto l'anno scorso, alcuni passaggi commoventi abbastanza, quando leggi una lettera che riguarda la guerra. Spettacolo che no? Ho fatto l'anno scorso, uno spettacolo da sola che ho comunque in cartellone in molti teatri, e l'anno prossimo sono a Bologna, sono a Granarolo dell'Emilia, ricordo altri teatri. È uno spettacolo che parte dalla tradizione romagnola, sono i racconti di Azzore Romagnole che ho intervistato e il copione nasce dalla biografia di queste donne e ci sono momenti molto divertenti, molto esilaranti, ma momenti molto, molto, molto tristi, molto pesanti. 50-60 anni fa, cioè, c'era la miseria, c'era la guerra, ce lo siamo dimenticati, ma è il nostro altro ieri. L'importante è farselo raccontare dalle donne che ancora possono testimoniarti come si viveva e come era la vita allora.
Che bello. Liviana? Ricordiamo un minuto, che poi il giorno in cui il ministro Dario Franceschini ha consegnato al mondo del turismo italiano il piano strategico 2017-2022 ha dichiarato, ma già lo aveva già fatto in un'altra sede, che il 2018 sarà l'anno del cibo italiano, per cui l'Artusi è perfetta come scelta per sottolineare che, come dire, in questa terra è nato Artusi, che è vero che poi è andato ad abitare in Toscana, ma comunque è romagnolissimo di Forlimpopoli ed è il padre, è conosciuto come il padre della cucina italiana in Italia e nel mondo, forse più nel mondo che in Italia. Quindi, come dire, mai spettacolo fu più azzeccato con l'anno, col periodo. Infatti mi aspetto grandi cose da questo spettacolo, in cui vogliamo anche cucinare in scena. Ci sarà una cucina dell'Ottocento in scena, abbiamo in mente di... Poi non so che cosa voglia fare Benvenuti, perché per adesso dobbiamo ancora... Però l'idea è quella di avere proprio dei fumi, di avere degli odori, di avere... Che meraviglia. Tra poco scopriremo anche cosa ci sarà dentro il monologo di Penelope Landini, poi torneremo a parlare di parchi e di turismo. Non andate via. Seconda parte del Salotto al Caminetto da Milano Marittima, il nostro consueto talk show estivo. Avete visto gli ospiti anche nella prima parte. Li ripresento vicino a me, Maria Pia Timo, poi abbiamo Giuseppe Costa, Viviana Zanetti e Penelope Landini. Riparto da Penelope Landini, attrice e anche modella, per chiedere, visto che si sperimenta tanto adesso e lei si butta sulla comicità, che si cosa prova. Stai pensando in un monologo, che tipo di monologo sarà? Sarà un personaggio? Sarà la tua esperienza personale, proprio Penelope sul palco? Sarò io, sarà una presa in giro di me stessa, semplicemente, perché alla fine io, diciamo così, per chi mi conosce sa che io... da fuori posso sembrare una cosa, faccio la modella da quando ho 15 anni, quindi sono sempre stata abituata a vestirmi in un certo modo, a mostrarmi al pubblico in un certo modo, truccata, sempre composta, eccetera. In realtà dentro di me si nasconde l'animo di una sdora, cioè io sono contadina, quindi ci sono delle volte veramente che... Sì, è vero, ci sono delle volte che faccio delle cose che veramente vanno a far crollare quello che è il personaggio che mi sono nato in me per tanti anni fa. Quindi il mio monologo sarà... il mio monologo sarà concentrato su quello che sono io e le prese in giro di me stessa che mi fanno morire. Scrivendo te personalmente? Io, con l'aiuto appunto di Giovanni D'Angella, e stiamo cercando di mettere su qualcosa di carino, anche perché lo spettacolo che stiamo preparando ci vede insieme sul palco, quindi sarà sia il momento mio, momenti suoi e momenti insieme di varietà, balliamo, cantiamo, facciamo un po' di tutto insieme sul palco e mi piacerebbe anche in realtà molto propormi al pubblico come cabarettista, come comico, quindi magari qualche laboratorio. È ancora tutto in preparazione, vediamo. La Pia, che ha qualche mese in più di te, mi stava guardando, e secondo me nel 2018 si è impegnata, però nel 2019 potete fare la bionda e la mora insieme. Certo. Le veline, dai. Le due azzore. Le due azzore. La Faenza Imola, perché sei molese. Io sì, siamo lì. Legate dalla Via Emilia. Io ho una stima verso Maria Pia che va oltre. Noi abbiamo anche lavorato insieme. Sì, a proposito di cucina, proprio in uno spettacolo in cui eravamo in un ristorante. Sì, con Cevoli, con Rilio, Pizzocchi, con Vasumi, c'era Zamboni. È molto divertente, sì, uno spettacolo in cui si fingeva un matrimonio, lei era... La moglie brasiliana di Cevoli. Cevoli, che era il babbo dello sposo, io ero la mamma della sposa. Sì, una sposa un po' particolare. Sì, è uno spettacolo molto bello, due serate, erano fatte l'anno scorso. È stato bellissimo. Molto bello, molto divertente, in cui l'improvvisazione la faceva da padrone, diciamo, sì, dove il pubblico, le persone a cena, erano gli invitati di questo presunto matrimonio. Sì, quindi sì. È stato divertentissimo. Da un'idea folle di Cevoli, che è una miniera inesauribile di idee. Sì, 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 molto, sì, è stato molto, molto divertente. È stato, sì. Giuseppe Costa, torniamo ai parchi e al divertimento educativo, quello che vuole trasmettere lei, no? E stasera ce lo ha detto. Che cosa cerca veramente oggi il cliente dello spettacolo? In questo caso abbiamo sentito Penelope e Maria Pia, ma il cliente del parco, che cosa dovrà offrire un domani il parco? Beh, cercano sempre novità,
anzitutto, cioè che, non che è già un problema dargliene sempre. Sì, ogni anno bisogna investire, fare qualcosa di diverso, presentare nuovi animali, presentare nuovi scivoli, presentare nuove miniature e anche uno standard di qualità del servizio di un certo livello. Cioè un tempo magari uno si accontentava di meno, oggi ci vuole anche nell'accoglienza, nella fruizione, di come arrivi anche a comprare il biglietto. Quindi del mondo del web, di come ti vendi sul mercato, già lì c'è, cioè la visita inizia quando uno si avvicina all'idea di venire, quindi o vede una pubblicità o qualcuno glielo racconta o si avvicina a un computer per andare su. E da lì, e poi finisce quando uno esce dal parcheggio, no? E quindi tutta l'iter, quando gli hai dato da mangiare, quando gli hai dato da divertirsi, gli hai dato anche qualche gadget da comprare, quindi l'esperienza di visita è amplissima e va rinnovata costantemente in tutti questi pezzi. Tra l'altro io sono un amante del teatro fin da bambino, quindi quando potevo a Genova andavo a vedere teatro di prosa più che altro, e quindi sentendo chiacchierare queste due grandi vieni attrici a vedere Bologna quest'anno, certo, dopo ti do il mio numero, certo, volentieri. E vieni, però grazie, fai un regalo. Va bene. Un regalo a me, farei molto piacere. E anche allora, il monologo non vorremmo disturbarvi, cioè, abbiamo uno spettacolo in preparazione, quindi assolutamente sì. Se posso farti una richiesta, se si potesse avere il mamba nero come serpente, faresti felice mio figlio? Questo non è facilissimo. Te lo posso disegnare, te lo posso costruire, cioè come miniatura. Va bene, però, ti invito allo stesso teatro, comunque, anche senza mamba nero. Mi diceva prima di entrare in studio naturalmente adesso sotto al caminetto, che c'è un parco anche a Malta dove lì si può fare il bagno con i delfini, mentre in Italia non si può ancora. Sì. A Malta abbiamo questa struttura dove si può fare l'esperienza con i delfini da vicino, vedete che è molto interessante e anche culturalmente importante, perché i delfini sono dei mammiferi e quindi sono degli animali molto intelligenti, sono i più intelligenti che ci sono in natura o quasi, quindi sicuramente in mare, e con loro questo rapporto, che a loro piace il rapporto con noi umani, sempre che ci sia rispetto ovviamente reciproco, e quindi questa è una bellissima esperienza da fare, fatta tutta come va fatta, ecco, quindi con delicatezza e con poco affollamento, assolutamente. Ma lei quanto ci sta dentro ai suoi parchi? O sta sempre in ufficio? Beh, i miei uffici sono i parchi, quindi non so, cioè sono... Difatti io dico sempre sono in vacanza, cioè dove vai? Io sono in vacanza, dico che sempre... un po' di tempo fa dicevo che avrei cominciato a 60 anni a lavorare, adesso dico quando ne avrò 70, perché fino adesso già tra musei e parchi io sono sempre in attività o in luoghi dove tutti vengono a visitare. È vero che guardarli da dietro non è la stessa cosa, però è comunque un bellissimo mestiere. Cioè non hai il tempo di provare le emozioni che danno ai visitatori? Come il black hole, l'ho visto, l'ho provato, sono stato fatto il test di vedere se funzionava tutto. E lo scivolo è stato uno dei primi, anzi il primo poi a farlo ufficialmente. Quindi io ho paura a guardarlo, Penelope lo fa. No. Io in realtà sono una... mi piace molto divertirmi, ma non trovo mai il tempo. Non vai nei parchi, non vai in piscina. Ho un bambino che mi chiede in continuazione, mi porti di qua, mi porti di là, giustamente, ci pensa il babbo, però il papà ce lo porta, no, adesso inizierò anch'io. Se me lo dai lo porto io, quando vado, tanto io ci vado, io torno, quest'anno torno a Cattolico, torno a Riccione, faccio tutto. Ascolta, ti appioppo Diego, non c'è problema, tanto quanto anni ha il tuo bimbo che non ricordo? 6. Ah, il mio ne ha 5, vado d'accordo, guarda, te lo presto, volentieri, anzi, ci può fare una tessera, un abbonamento, qualcosa, come con due bambini? Ma certo. A posto, abbiamo organizzato l'estate. Un sorriso, basta che lo paghi con un sorriso. Tra un po' gli chiediamo i biglietti omaggio, no? Come andavano. Intanto sta iniziando a piovere, non so se a casa se ne accorgono, ma non ha importanza. Vorrei tornare a Liviana Zanetti per capire, queste sono le grandi risorse del nostro paese, l'hai detto anche prima, però la penso anche come risorsa italiana, che forse è un po' sottovalutata, cioè il turismo italiano, tu conosci bene il ministro Franceschini, però dovrebbe avere una spinta ulteriore, no? Perché quello che abbiamo noi in Italia in altri paesi non ce l'hanno. Una spinta ulteriore, il servizio del mare, le città. Io credo che chi ha avuto la capacità, la fortuna di poter seguire le scelte, le azioni che ha impostato il ministro Franceschini nel suo mandato, abbia capito
qual è il disegno che sta attuando per questo paese. Il fatto di avere voluto queste grandi riunioni, credo importantissime, a Pietrarsa, Pietrarsa 1 e Pietrarsa 2, dove ha invitato il mondo del turismo in maniera che sembrava all'inizio quasi distratta e caotica, ponendo allo stesso tavolo la guida turistica insieme all'operatore, insieme all'assessore regionale, piuttosto che al direttore del museo. Sembrava una sorta di insalata russa senza un criterio. Di fatto ha chiesto sostanzialmente di dialogare dando delle tematiche e raccogliendo i dati che venivano da quel tavolo così eterogeneo e così diverso, che ha determinato una linea. Ha esordito dicendo una cosa molto banale, se volete, ma avete presente Venezia, Roma, Napoli, Firenze? Ecco, sono località che tutti sognano di visitare e tutti visitano. Hanno una caratteristica comune, che è la più non sostenibilità per il numero di turisti che devono sopportare, per cui hanno delle criticità e delle potenzialità uniche, sono da prendere, da mettere insieme da parte e da trattare da parte. Il resto dell'Italia, fatto di borghi, di piccole comunità, di piccole località che hanno le peculiarità di identità culturale, beni comunque diffusi sul territorio, devono essere trattate come l'Italia da visitare e da scoprire, perché ancora trovi il dialetto del territorio e trovi la vecchina che ti racconta, un'identità culturale che è una peculiarità tutta italiana. Quello è il turismo italiano. Infatti ha dichiarato il 2015 anno dei cammini, 2016 anno dei borghi, anzi 2016 dei cammini, 2017 anno dei borghi e 2018 anno del cibo. Se guardiamo quello che ha scelto di fare per l'Italia in questi anni, ha fatto delle scelte con un filo conduttore. Poi bisogna vedere qual è la regione che lo ha seguito di più, che ci ha creduto e che ha strutturato. Io credo che l'input politico che ci è arrivato l'assessore Corsini sia stato di perfetta filiera con il ministro, perché noi abbiamo scoperto ora di essere la regione più ricca di cammini che provengono dall'Europa e che vanno almeno fino a Roma, che stiamo strutturando come prodotto turistico, ciclovie straordinarie, e poi stiamo lavorando per il 2018, l'anno del cibo italiano. Voglio dire, il luogo dove si mangia in maniera migliore al mondo è stato dichiarato essere la regione, non noi, esterni hanno dichiarato che in regione Emilia Romagna è il luogo dove si mangia in maniera migliore al mondo. È evidente che noi possiamo strutturare un'offerta turistica sempre più importante. Ecco, io credo che poi il ministro possa delineare delle politiche, poi bisogna capire le regioni quanto le attuano, quindi la responsabilità di tutti e di ciascuno. Intanto il rumore di sottofondo è meraviglia, è arrivata l'acqua, temporale meraviglioso, infatti vedo che sta ridendo l'acqua, perché domani hai i parchi pieno così che non ci va nessuno in spiaggia. La farcia andrà meno persone, però va benissimo lo stesso. Però c'è un temporale straordinario, però c'è tutto lo staff del ristorante al Caminetto che ci ha salvato almeno al momento da... Siamo gioiendo. Come descriveresti questo momento, Pia? È bagnato, abbastanza bagnato. Un momento bagnato. Una cosa, diciamo, a parte seguire i parchi, io sono anche presidente di una società che si chiama Opera Laboratori Fiorentini, Gruppo Civita, che si occupa di gestione di servizi museali, no? Quindi biglietteria. E la parte che più mi affascina è la parte toscana, dove stiamo riuscendo, partendo a suo tempo da Firenze, ma abbiamo aggiunto Siena, San Gimignano, con le Valdelsa, Montepulciano, Montalcino, e stiamo andando adesso fino ad Arezzo, mettendo in rete tanti monasteri, tante chiese semi-abbandonate, quindi strutture che avevano bisogno di essere messe in rete, con ormai alle spalle non più della forza del ministro, e quindi, ma però delle altre tipi di forze,
delle istituzioni che avevano bisogno di supporto, e stiamo andando molto bene in mettere insieme. Cioè, credo tantissimo nella rete, ovviamente. Quando è venuto nominato il ministro Franceschini, avevo uno dei primi convegni, l'ho dato il fatto che seguisse turismo e cultura, e quindi sotto questo aspetto la rete anche nel ministero viene bene. Cioè, sta piovendo in maniera assurda, terribile. Io ho paura di morire folgorata da un fulmine. Cioè, ci sono dei fulmini che anche nei film di Frankenstein. È arrivato acqua fa, no? Incredibile. Ma è lei che porta l'acqua con sé? Venga più spesso, che ne abbiamo bisogno qui in Romagna di acqua. Volevo chiedere, e lei, scusami, tratto di lei, scusami. 5 minuti di trasmissione. Come se non c'è Massimo più. Volevo fare un ultimo giro di domande velocemente, ce l'abbiamo fatta a portare a casa la trasmissione, lo spettacolo, no? Quando piove. Volevo chiedere a Penelope, sì. Però qui stiamo parlando di cose positive, certo. Parchi, spettacoli in progetto, però il momento non è bellissimo per gli spettacoli, per la comicità, per i parchi, per il turismo va per il nostro paese. Però... Per fortuna, abbiamo una viviamo in una regione, secondo me, come diceva la dottoressa, che è invidiata nel mondo, cioè le invidiano nel mondo. Io personalmente per lavoro mi sono sempre spostata in Italia, recentemente sono molto su Milano, su Roma, però la voglia di tornare a casa, di tornare in Romagna, dove si mangia bene, si sta bene, c'è il sole, a parte stasera, vabbè, che è buio. E dove c'è una qualità di vita così positiva, vuol tanto dire. Secondo me un po' la crisi da questo punto di vista è data anche da quelle che sono le nuove forme di intrattenimento, chiamiamole, che sono nate. Secondo me già il fatto di vivere perennemente con questi telefoni in mano è una roba che ci sta uccidendo. Molta gente, io ho delle amiche che delle sere rinunciano a uscire e stanno in casa da sole e si stanno sul telefono, ma delle cose assurde. Ma magari si può curare quella cosa. Speriamo, perché inizieranno. Con l'entertainment, quindi esatto, portate ai parchi. Però anche lì, secondo me, è proprio di fondo che ci sono un po' di problematiche, c'è poca voglia di fare, c'è un po' che agli occhi dei giovani, soprattutto negli occhi dei giovani, c'è poca alternativa a questo. Bisogna, secondo me, creare più cose per i giovani, ma giovani intendo adolescenti, che poi sono quelli che da un certo punto di vista si portano dietro anche i genitori, perché non avendo la macchina. Bisogna, secondo me, creare più alternative, che comunque parchi come i vostri ce li hanno, però manca qualcosa, bisogna inventare, è un momento dove c'è bisogno di creare, di essere inventivi, di creare qualcosa di sempre più nuovo per invogliare i giovani a uscire, di conseguenza anche gli adulti, e secondo me questo manca. E io che sono comunque in una fase mediana, non sono né più ragazzina ma non sono ancora donnona, mi sento di voler dire, con l'esperienza piccola che posso avere, secondo me. Costa, è d'accordo? E cosa sta inventando? Se sta inventando qualcosa? No, sto raccogliendo delle idee, delle sensazioni che poi cercheremo di tradurre diciamo, in qualche cosa di reale. Però è vero quello dei telefonini e di vivere sempre nell'etere. Ma lo dico perché anch'io mi trovo a volte di essere lì e dico no, aspetta, lo metto giù, perché magari è mezz'ora che sono lì, è una cosa incredibile, è una cosa forse che non si pensa neanche più, quindi è per quello che mi veniva da dire. No, grazie per le idee, perché comunque sono sempre utili, ma anche prima non pigliavo in giro, quando dicevo portare anche gli spettacoli, cioè noi oggi in Acquafan ci sono spettacoli musicali tendenzialmente, sì. Però io credo tanto nella comicità e nella teatralità, cioè anche quello in cui oltremare ci sono dei musical, facciamo, ma se riuscissimo anche a coinvolgere gli spettatori in maniera divertente, perché è fondamentale, cioè puoi dare una lezione su come mangia un animale o puoi divertire spiegando come mangia un animale. E comunque quando tu inviti la gente a sorridere, sì, a divertirsi, la risposta è sempre quella. Sì. Cioè, Maria Pia, nel senso, tu lo sai, fai questo di mestiere. Certo, quindi... certo. Lei in questo momento sta pensando... L'ho vista che è un po'... Ha paura dei fiumi. Ha un impegno dopo la trasmissione, deve ritornare immediatamente a casa, sta pensando... E mi sa che rimani con noi, Pia. Mi sa che rimani qui. Cioè, vado in canotto, mi faccio prestare... La canoa, magari. Un kayak, qualcosa. Che poi se non pioveva avremmo detto, ma fa sempre caldo in Riviera, ogni tanto ci vuole. Beh, io credo che la criticità della carenza d'acqua che progressivamente stava mancando
Da noi no, da noi no. Da noi no, sicuramente. Da noi grazie anche alla diga di Ridraco. Grazie, abbiamo avuto un uomo illuminato come Giorgio Zanniboni, che ha capito perfettamente e ha prevenuto i tempi, perché ha capito che quel bene grande che è l'acqua, di cui noi eravamo ricchi, se veniva governata in un certo modo, ci ha determinato la nostra serenità in termini di acqua durante l'estate, nostra dell'entroterra, ma anche della riviera, perché disseta tutta la riviera l'Appennino romagnolo. D'altra parte mi viene in mente un tour operator canadese che, quando parla della Romagna, dice che la Romagna è una grande metropoli dove i quartieri Appennino e Riviera si raggiungono nel tempo di un'ora, quindi il tempo che ci vuole da spostarsi da quartiere a quartiere in una metropoli. Quindi la Romagna è una grande metropoli, da quartiere a quartiere abbiamo una diversità straordinaria e anche una ricchezza. Certo è che questo temporale fatto a quest'ora, che non disturba lo stare in spiaggia e sotto l'ombrellone, perché possiamo dirlo ai telespettatori, domattina sicuramente c'è il sole, è una giornata serena. È proprio un acquazzone organizzato dall'APT della regione Emilia Romagna in un momento in cui non fosse fastidioso. Esatto, per invogliare l'uso dei parchi, ma per asciugare all'ora di pranzo. Ed è organizzato anche questo, quindi voglio dire. Grazie Liliana, grazie di averci pensato. Siamo in chiusura, io volevo ringraziare naturalmente tutti, Penelope Landini. Grazie a voi, scusate il ritardo. Speriamo di vederti. A questo punto teoricamente ti vediamo a Colorado. No, a me no. Solo lui? Solo lui. Non è detto. Solo lui. Ringrazio Liviana. È vero Liviana che vuoi lasciare l'APT? Gli ridiamo il microfono. Non è che io voglio lasciare l'APT. Ti scade il mandato. Il mio mandato scade a marzo, per cui è bene che vengano avanti giovani leve che ci sono. E cosa vai a fare? Ma intanto io sono una romagnola che sa cucinare alla perfezione. Ho un patrimonio che ho acquisito grazie alla volontà politica di questa regione, che posso regalare ai giovani amministratori. Avrò da fare per divertirmi e soprattutto per colpire l'obiettivo di cui si parlava prima, che è combattere l'individualismo sfrenato dei giovani. Credo che potrebbero nascere dei progetti insieme, ne possiamo parlare, vero? Perché credo che sia un obiettivo alto che potrebbe appagare il nostro senso civico, perché no? Grazie Presidente Costa, me la dà una novità per il 2018? Non la do per definizione, perché se no bucherei la notizia e quindi... Una mezza novità. Però a parte gli scherzi, non abbiamo ancora tutto chiaro, abbastanza, però non siamo ancora pronti. In quale zona almeno lo possiamo dire? No, ogni parco avrà il suo qualcosa. Cioè, l'ultimo anno abbiamo fatto, quest'anno abbiamo fatto un grande investimento su Aquafan dal punto di vista di scivoli, su oltremare direi che il prossimo anno ci concentreremo più su oltremare. E cosa gli manca nel quadro dei parchi? Cosa mi manca? Cosa serve? Cosa va a acquisire presto? No, cioè, mi manca riuscire a portare meglio i giovani nei parchi, quindi seguo esattamente quanto detto da Penelope. E grazie a Maria Pia Timo, che rimane qui a dormire al caminetto questa sera, perché a casa non si torna, eh? È dura, sì, è dura. Grazie, in bocca al lupo per il 18, per Pellegrino Artusi, ma anche per le tante cose che andrai a fare, naturalmente che Penelope. Grazie a tutti voi, a voi. Di averci grazie seguito da casa. E il caminetto torna la prossima settimana, abbiamo ancora altre due puntate scoppettanti, non vi dico gli ospiti, ma non perdete questo appuntamento. Buona serata.